sono ingegnere informatico laureato nel 2007 al Politecnico di Bari. Ho frequentato la Mind & Bridge Startup School nel 2011 e sono un socio Kiris. Come detto, il G2G è un gruppo di persone interessate alle tecnologie di Google. Quali sono le nostre finalità? Innanzitutto, apprendere le piattaforme, il funzionamento di tutte le piattaforme di Google e i suoi strumenti. Poi capire cosa le aziende e le università locali stanno facendo con le tecnologie di Google, in maniera tale da condividere il più possibile la conoscenza su queste piattaforme. E inoltre ci prefiggiamo di essere un punto di incontro tra persone smart e cool. Cos'è il G2G nel mondo? Vediamo un po' di numeri. Innanzitutto possiamo parlare tranquillamente di una comunità in crescita. Ci sono 343 gruppi in tutto il mondo, dispersi tra 95 paesi, e negli ultimi 6 mesi sono stati organizzati 746 eventi. Ciò vuol dire che ogni giorno ci sono 4 eventi dedicati alle tecnologie Google. In Italia noi saremo praticamente il 13° G2G, il più attivo è quello di Palermo, seguito da Firenze, Torino e Catania. Tra parentesi potete vedere il numero di eventi e la media di partecipanti per ogni evento. Mi fa piacere che in questo caso l'Italia è un po' capovolta perché la regione più rappresentata è la Sicilia col gruppo di Palermo, di Catania e di Nebrodi. Perché un G2G a Bari? Prima di tutto una motivazione personale. Chi mi conosce da un po' più di tempo sa che ho un pallino per i motori di ricerca e quindi avere a che fare con Google per me non può essere che un piacere. Secondo motivo, per un incontro che ho avuto in Silicon Valley. Io ho avuto la possibilità di conoscere un ragazzo di Catania che lavora a Mountain View a Google. E mi ha parlato e mi ha convinto alla fine della bontà di questa iniziativa, che è collegata al terzo punto, che mi piacerebbe, che ho espresso con una citazione. Cioè, se ho visto più lontano è perché stavo sulle spalle dei giganti. La citazione è di Newton. E in questo caso, il gigante è Google e al posto di Newton ci saremmo noi. Perché solo sviluppando appunto con tecnologie che ci permettono di essere grandi da subito possiamo crescere molto più in fretta. Di cosa parleremo? Parleremo di Android come stiamo facendo oggi, parleremo di Google Chrome e di HTML5, in quanto, come ben sapete, Google Chrome è stato il primo browser a supportare HTML5. Parleremo di Google Maps e di Google Earth, non so se sapete che proprio negli ultimi giorni sono state aggiornate le API di Google Maps. Poi ancora parleremo dell'App Engine di Google, quindi del motore cloud di Google che ci permette di essere scalabili da subito per il nostro business. Parleremo delle Google Apps API. Quindi tutte le funzionalità che ci espone Google, come il calendario, come i documenti, e che ci permettono di integrare in prodotti terzi. Parleremo di Freebase, che questo è un tema meno conosciuto, però molto interessante. Freebase è un grafo di entità, dove per entità intendiamo persone, luoghi e cose, comprato da Google un paio d'anni fa, se non vado erro, e praticamente stiamo parlando di Semantic Web e Open Data. Il database è mantenuto sia da Google, però c'è una community molto attiva. E come ultimo punto, noi ci prefiggiamo di promuovere le attività del Google Challenge, che è una sfida di marketing basata sui prodotti Google AdWords e AdSense,
di cui il Politecnico so per certo ha già avuto un discreto successo negli anni passati, e inoltre anche della Google Summer of Code, che è uno scenario internazionale per sviluppatori e studenti per potersi cimentare nello sviluppo di applicazioni open source. Quali sono quindi gli obiettivi che ci prefiggiamo? Prima di tutto di aggregare tutti gli sviluppatori e quelli che sono interessati alle tecnologie Google. Come dicevo prima, non solo sviluppatori, ma anche gente di business per attività come il Google Challenge. E in seconda istanza ci prefiggiamo l'obiettivo di evangelizzare le aziende, le università e le organizzazioni del territorio alle tecnologie di Google in maniera tale che anche loro possano crescere. In che maniera ci incontreremo? Praticamente vorremmo cercare di fare almeno un incontro al mese, e le modalità saranno barcamp, quindi i membri stessi che proporranno temi da esporre, hackathon, vere e proprie sfide di programmazione, dei cineforum in cui potremmo insieme vedere filmati di YouTube di sviluppatori Google o altre sessioni di altri GTUG e commentare insieme, e poi Tech Talk. Abbiamo la possibilità di contattare degli sviluppatori di Google e fare delle videoconferenze con loro per discutere i temi che più ci interessano.